Vediamo se sono in diretta, spero di sì, spero mi sentiate. Non vedo ancora nessuno. Vediamo, aspettiamo di vedere qualche commento. Ok, forse vedo qualcuno. Ok. Filo, ciao tesoro, buonasera. Buonasera a tutti. Patti, tesoro, buonasera. Buonasera Carmelo, ok. Anto, ciao Stella. Bene, ok, quindi siamo in diretta. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Cinzia, Lucia. Buonasera a tutti quanti voi. E questa sera saremo in compagnia, sarò in vostra compagnia per un'ora. E allora, cominciamo subito. Vi ricordo sempre le domande chiare, domande nome, data di nascita, domanda precisa, e no gravidanza, no minori e no salute. Grazie Manuela, grazie tesoro, faccio un po' quel che si può. Bene, allora, cominciamo. Cominciate quando volete, a disposizione. Allora, Federica, buonasera, ciao tesoro. Oh, quanti siete, che bello. Buonasera a tutti. Antonella, buonasera. Ok. Lucia, cominciamo subito. Mio figlio Lorenzo troverà lavoro per l'estate. 5 maggio 2003. Vediamo, eh. Allora, sì, un lavoretto estivo. Troverà un qualcosa per l'estate, mi fa vedere probabilmente un lavoro. Allora, non mi dà un lavoro. Allora, non mi dà un lavoro impegnativo, nel senso, non mi dà un lavoro importante, ecco, non impegnativo, un lavoro importante. Mi dà un lavoro, cioè, nel senso, visualizzo, vedo, le carte mi fanno vedere un lavoro, è come se fosse però di breve durata, potrebbe essere un lavoro stagionale, potrebbe essere un part-time, un lavoro piccolo per il momento. Vedo che poi arriverà qualcosa di importante per lui perché vedo anche una bella giustizia, quindi un contratto importante da firmare, ma non è subito. Per l'estate vedo qualcosa di più veloce, però qualcosa c'è. Allora, vediamo. Roberta Battistin, buonasera, troverò l'amore, 4-6 del 64. Allora, Roberta Battistin, se troverà l'amore, vediamo subito. Allora, ci sono delle novità che devono arrivare, ma devi aspettare ancora un po' perché ci sono delle carte di fermo, delle carte di blocco. Sì, assolutamente, te lo confermo, le carte me lo fanno vedere in maniera molto chiara e subito. Trasformativo per te, sarà trasformativo, perdonatemi, ecco qui, sarà un amore che trasformerà completamente la tua situazione attuale, la tua vita. E ci sono dei cari di trionfo bellissimo, una bellissima ruota di fortuna, e ci sono veramente delle belle novità in arrivo per te, quindi ti confermo che arriverà l'amore, assolutamente tesoro. Allora, Luisa, sto facendo un corso di tarocchi, sarò in grado? Vediamo, vediamo. Sia sempre in grado di fare qualcosa. Assolutamente. Vediamo come andrà. Allora, qui mi fa vedere che mi fa vedere che te sei molto appassionata di quest'arte. Mi fa vedere lo studio, mi fa vedere l'impegno, però non mi fa vedere la costanza, nel senso, le carte ti invitano ad essere costante perché la conoscenza del tarocco, in generale, la divinazione richiede tempo e impegno, costanza e dedizione, quindi mi fa vedere delle tempistiche un po' lunghe e te che in alcuni momenti rallenti o, diciamo, vuoi cambiare direzione perché forse non ti senti a volte all'altezza, perché forse hai anche un po' di timore, un po' di paura, ma leva queste paure perché comunque la conoscenza di un'arte meravigliosa come questa,
È un qualcosa di meraviglioso a cui, se avete seguito la diretta di Edel, che abbiamo fatto insieme qualche sera fa, si parlava proprio di quello, nel senso bisogna avere delle attitudini, bisogna avere delle predisposizioni, le carte non sono per tutti, però l'invito allo studio è sempre una cosa favorevole. Quindi ti dico sì, intraprendi questo percorso, ma sappi che ti richiederà un grande impegno. Ok? Allora. Vediamo subito. Allora, vediamo un po' Elga. Ti posso chiedere se c'è un nuovo amore all'orizzonte, Elga? Vediamo subito. Ti sei lasciata, non ti sei lasciata del tutto alle spalle ancora delle situazioni passate, però sono carte abbastanza veloci, quindi diciamo, sei già a buon punto. Allora, cosa c'è all'orizzonte? All'orizzonte non mi fa vedere principalmente l'amore, ma mi fa vedere dei nuovi inizi, mi fa vedere delle nuove conoscenze, mi fa vedere delle nuove iniziative, probabilmente alcune che riguardano anche la parte lavorativa, quindi la parte economica, perché mi fa vedere lavoro, mi fa vedere comunque delle conoscenze. Allora, ci sono, andando avanti, delle situazioni che mi parlano di sentimento, di familiarità. E l'arrivo di una persona, ma non è subito. Adesso mi fa vedere più che altro dei tuoi cambiamenti, non so se hai dei progetti. Se hai dei progetti in corso, è la prima cosa che mi fa vedere. Quindi l'amore arriva, più che un amore, una conoscenza, ma non è subito. Allora, vediamo. Allora, Francesco Plevano, il mio successo nello sport, 19, 9 del 79, per Francesco. Ciao Rita, buonasera. Allora, io non so se te hai già effettuato un cambio dal punto di vista sportivo, probabilmente con un'altra squadra, un'altra situazione. Qui mi parla di alcuni cambiamenti, non so se sono stati già fatti o li farai. Allora, c'è qualche piccola nube su queste carte, nel senso ci sono delle situazioni, degli ostacoli, ci saranno degli ostacoli che dovrai superare, però alla fine mi fa vedere un bellissimo carro dei trionfi, ci sono delle carte molto belle, delle carte di successo e c'è una bellissima carta delle stelle, quindi assolutamente avrai delle grandissime soddisfazioni, ma nel cammino, te lo dico subito da adesso, avrai dei momenti di difficoltà, ecco, mettiamola così, dove dovrai valutare, dove dovrai superare dei scogli, dovrai soprattutto prendere delle decisioni se già non le hai prese. Però le carte alla fine mi fa vedere questa carta di destino bellissima, quindi ci sono delle cose molto buone per te, Francesco. Allora, Filo, ciao tesoro, domani inizio un nuovo lavoro. In bocca al lupo, come andrà? Vediamo subito. Nuovo lavoro. Te l'avevo detto che sarebbe arrivato qualcosa di nuovo, tesoro. Infatti mi fa vedere che ti sei lasciato una bella torre alle spalle. Allora, io ti dico bene, ti dico bene, ti dico bene perché le carte che abbiamo aperto sono molto belle. Ci sono carte positive, carte di conferma, carte di successo, carte di nuove conoscenze. Mi fa vedere una carta dove ti vedo molto in equilibrio, quindi probabilmente sarai molto soddisfatta di questo nuovo percorso. Non so se è un'azienda molto grande o che esiste da molto tempo, perché comunque mi fa vedere anche, diciamo, questa parte qui, però mi fa vedere che raccoglierai delle grandi soddisfazioni, quindi direi che il cambio è buono, sono contenta perché mi ricordo che avevamo visto che avresti cambiato e che sarebbe arrivato qualcosa di nuovo, quindi bene, sono contenta e un grandissimo in bocca al lupo. Allora, arriverà l'amore, Laura Mazzana. Vediamo se arriverà l'amore. Laura. Vediamo cosa c'è per Laura. Allora, Laura, arriverà
arriverà l'amore, non subito. Allora, dobbiamo prima superare un momento di, diciamo, difficoltà, dobbiamo prima lasciarci alle spalle delle situazioni passate, delle situazioni dolorose e difficili. Allora, vediamo, andiamo un attimino avanti perché qui mi parla ovviamente di te in particolar modo, nel senso mi fa vedere che stai facendo forse un lavoro su te stessa per trovare l'equilibrio, per trovare, diciamo, una situazione che ti possa alleggerire un pochettino perché vedo questa torre che hai nel tuo passato abbastanza forte. Però l'amore arriva, ecco, non subito. Probabilmente ci saranno delle conoscenze che non andranno a buon fine, che tu stopperai, che non ti interesserà, però quando meno te l'aspetti arriva una notizia sorprendente. Ci sarà, ma i tempi, te lo dico, non sono brevi, sono carte un po' lunghe, però la risposta è positiva. Allora, vediamo subito. Qui si è un attimo bloccato. Allora, Gabri, come va il lavoro e i colleghi? Domanda un po' generica, riusciamo, come va, facciamo, come va il lavoro e poi vediamo se mi fa vedere qualcosa riguardo dei colleghi, delle situazioni lavorative. Vediamo un attimino. Allora, mi fa vedere delle situazioni, non so se ci sono delle discussioni in atto, ci sono state in passato, forse ci potranno essere in futuro, perché vedo delle carte un po' di burrasca. Ecco, parliamo carte un pochettino di nervosismo più che altro, carte di ci sono forse delle situazioni che a te non vanno bene o comunque che ti hanno creato del dispiacere. Allora, vedo comunque un cambiamento positivo dal punto di vista lavorativo. Allora, vieni da un fermo, mentalmente non è un periodo in cui tu forse al lavoro sei, non sei molto contenta in questo momento dal punto di vista lavorativo, però vedo dei cambiamenti in arrivo per te dal punto di vista dei colleghi, perché la domanda era molto generica, però ci sono delle carte che mi fanno vedere che ci sono forse delle situazioni che ti sono dispiaciute, forse delle cose che hai saputo, che ti hanno detto alle spalle o che non hai, che percepisci, ma che realmente nessuno ti ha mai, diciamo, palesato la cosa. Però sono tutte situazioni molto superabili. Vedo che il lavoro comunque subirà una trasformazione, ma è positivo per te. Adesso, se tu mi chiedevi come va il lavoro, io ti dico andrà migliorando perché in questo momento, almeno quello che mi fanno vedere le carte, è che è un periodo un po', ecco, un po' chiamiamolo difficile, ecco, non sei molto soddisfatta in questo periodo, però andando avanti vedrai che le cose cambieranno. Ci sarà una trasformazione, un cambiamento. Allora, Mina, ho perso la domanda. L'avevo presa, ma non l'ho persa. Allora, vediamo. Allora, aiuto, mi sto perdendo perché stanno tornando le precedenti. Allora, Mina, eccomi. Cambiato avvocato, se la situazione legale si risolverà presto. 19.667, Mina. Vediamo per te la situazione legale, eh. Allora, sì, ci sono delle carte, assolutamente sì. Allora, dovrai, non so se dovrai scendere a, non dico compromessi o patti, un patteggiamento, non lo so, o c'è stato forse in passato, però mi fa vedere che alla fine c'è solamente una carta di blocco, però è un blocco veloce, non è un blocco, è come se devi rivedere, dovrete rivedere insieme al nuovo avvocato alcuni punti, però la situazione poi si conclude in maniera positiva per te, quindi ci sono delle carte belle, non vedo non c'è nessuna carta negativa. C'è, diciamo, una carta di blocco, però un blocco breve, non è un blocco lungo. Mi fa vedere questa giustizia che volge al termine, quindi con un esito positivo. Il cambio dell'avvocato è stato sicuramente una mossa buona perché mi fa vedere, ecco, questa persona che comunque porterà, diciamo, dei cambiamenti da quest in questo tuo processo, in questa tua situazione legale, perché mi fa vedere carte molto veloci di riuscita. Quindi ti dico sì, Mina, andrà bene. Allora, vediamo.
Aiuto, però questa sera non riesco a... Ecco qui. Allora, idea lavorare nel locale di una mia amica Stefania Perras. Se è una buona idea lavorare nel locale della tua amica. Vediamo subito. Allora, rivediamola un pochettino la cosa, nel senso, le carte non mi parlano di... allora, non è che sia un'idea sbagliata, la problematica è che, vista l'amicizia, probabilmente anche un'amicizia forte, fa vedere comunque un rapporto abbastanza importante o comunque... Meno qui mi esce un rapporto importante, forse anche da tempo, potresti correre il rischio di avere delle grandi discussioni, delle forti discussioni con lei, perché vedo una luna e vedo anche in fondo una torre, quindi ci potrebbe essere il rischio di dei scontri, potresti correre il rischio di andare via perché delle cose non ti stanno bene, metteresti a rischio un pochettino questo rapporto. Quindi io personalmente ti direi un nì. Poi ovviamente ogni cosa va gestita. Ci saranno delle situazioni, soprattutto probabilmente a livello contrattuale, a livello di soldi, di contratto, di inquadramento. Lì è il problema, ecco. Ti dico questo, lì è il problema. Allora. Allora, economicamente una nuova opportunità lavorativa. Martina, se è il caso di investire in una nuova opportunità lavorativa. Allora, sì, è il caso di investire in una nuova opportunità lavorativa. Non ora. Nel senso, le carte mi dicono non in questo preciso momento. Di aspettare ancora un altro po', perché è come se si devono allineare o sistemare delle situazioni, perché poi mi fa vedere un esito positivo, quindi l'investimento me lo fa vedere anche con dei soldi, quindi che volge anche a termine in maniera positiva. Però devi innanzitutto valutare bene alcune situazioni legali, mi fanno vedere le carte, e aspettare ancora un po', perché ci sono delle situazioni che dovrai, non, forse già ne sei a conoscenza, ma che devi comunque inquadrare bene e sistemare, però per l'investimento lo vedo positivo. Allora, vediamo. Allora, Cati, l'invito è un qualcosa di lavoro, un qualcosa di sentimentale, se no faccio fatica a risponderti. Allora, vediamo. La mia, aiuto. Buonasera, vorrei sapere se avrò una nuova conoscenza in amore. Vediamo, Katia. Oh, qui sono cadute già. Oh. Allora, qui già due carte sono uscite fuori dalla stesa, quindi direi sì, ci sono dei nuovi incontri, dei no sì, assolutamente sì. Allora, o già c'è una conoscenza, o deve arrivare, ma è abbastanza imminente, abbastanza in maniera veloce. Sì, assolutamente, te lo confermo, c'è in arrivo qualcosa per te di molto bello e di molto importante. Allora, Elena, arriverà l'amore, vediamo subito, 23.680. Ok, Katia, allora tra poco rifammi la domanda. Allora, sì, è un sì secco. Un sì secco, vedo questi nuovi inizi molto belli, molto importanti, ti daranno di nuovo una ventata di allegria, di freschezza, di novità. Vedo un grande equilibrio e sì, ti confermo, ora te lo dico proprio in maniera breve perché quando mi escono carte di conferma così forti c'è poco da aggiungere, quindi un bel sì pieno. Allora. Grazie a te, Elena.
Allora, quando io guardo fisso il telefono ma non avanza è perché ho tutto bloccato, non perché, perché ho tutto bloccato. Allora, Costantina, vorrei fare della mia passione un lavoro, è la scelta giusta? Io ti dico sempre sì, perché fare della propria passione un lavoro è la scelta giusta. Penso sia sempre la scelta giusta, vediamo se a volte è fattibile. O no, però quello che ci dice il cuore è sempre. Allora, infatti, te questa cosa la senti molto forte. Te questa cosa la senti in maniera veramente. Allora, non so bene adesso te che percorso stai facendo. Qui mi fa vedere un percorso, probabilmente un percorso a livello spirituale, un percorso molto importante perché è una carta che mi parla proprio di introspezione, è un percorso che stai facendo in primis per te stessa, però dietro ci sono anche degli studi. Vedo che è una cosa che porti avanti con amore, veramente, ti sta molto a cuore. Però le carte che mi dicono non è ora il momento, è una cosa che ci vorrà del tempo per poterla concretizzare. Ti ripeto, non so che corsi nello specifico stai facendo, di cosa ti stai appassionando, interessando, studiando, perché vedo comunque tutte carte molto spirituali. Quindi vedo carte molto molto importanti per te. Allora, ci sono delle carte stupende che mi parlano oltretutto che in questo percorso te sei molto in linea. Quindi sono carte belle, però farlo diventare il tuo lavoro potrebbe, perché ci sono carte belle che me lo possono anche confermare, ovviamente dovrei fare una cosa più dettagliata. Però mi dicono non subito, non adesso non è il momento. Devi ancora approfondire molto e soprattutto focalizzare. Cosa nello specifico? Perché qui mi fa vedere tante cose. Spero di essere stata chiara. Allora, ho perso la domanda di Ivan. Ivan, fammi di nuovo la domanda. Allora, Cati, se faccio bene accettare l'invito a Roma, mi avevi specificato che era un qualcosa a livello di sentimentale 27.384. Allora, c'è qualcosa che mi dice che non ti fidi, cioè mi fa vedere che hai dei dubbi abbastanza. Cioè, vedo delle carte dubbiose in questo momento, però sono carte belle, forse questo dubbio è dettato dalla paura, forse delle insicurezze, forse non sei del tutto convinta. Io invece ti dico che le carte sono carte belle, carte positive, quindi se devi accettare l'invito io ti direi sì, accetta l'invito. Accetta l'invito perché vedo delle carte molto belle intorno a te e vedo questa persona, una persona molto, molto è una persona molto, qui mi esce, è una persona importante, una persona molto intelligente, una persona molto garbata, molto a modo. Quindi io ti dico sì, assolutamente accetta l'invito a Roma. Allora, Anna, se ci sono novità per il lavoro. Allora, Anna, la data. Allora, vediamo subito se ci sarà questo colloquio per Costa, Ivan. Innanzitutto un bacio e un abbraccio grande. Allora, se ci sarà questo colloquio, sì, potrebbe esserci questo colloquio, forse non in tempi brevi. Allora, mi fa vedere solamente una carta, che non mi convince più di tanto. Allora, è come se te, non so se c'è un cambio di direzione, un cambio di pensiero, perché mi fa vedere questa carta di direzione. Con delle carte forti vicino, se ci sarà questo colloquio, allora secondo me ci potrebbe essere questo colloquio, assolutamente. C'è qualcosa però che a te non quadra, probabilmente nell'approfondire questa situazione, forse il tempo, le tempistiche, le modalità del lavoro che ti possono prospettare, c'è qualcosa però di non chiaro all'interno di questo colloquio, però se ti chiamano per un colloquio io penso di sì, non subito però.
Non subito, tesoro. Tripate, è come se poi c'è qualcosa che nel parlare, nell'approfondire questa tematica, ci sono cose che non ti convincono, non ti piacciono, non ti stanno bene. Però sì, secondo me ti chiamano. Allora, un bacio a te. Allora, Daniela, se arriverà il lavoro, vediamo, arriverà il lavoro per te, tanti colloqui, ma niente. Vediamo, allora, è vero, tanti colloqui, ma niente. Perché mi fanno vedere ancora che c'è un po' di fermo, c'è ancora un po' di blocco. Questa ruota è un po' bloccata, non è una ruota che sta girando in maniera funzionale in questo momento, quindi sì, ci sono tanti colloqui, tanti invii di curriculum, ma non ci sono chiamate. Però non ti demoralizzare perché invece arriva una chiamata, non subito, c'è proprio la carta della chiamata. Allora, te lo dico subito, ci sarà una chiamata, ti arriverà una chiamata per un colloquio di lavoro, però non andrà a buon fine. Te lo dico subito perché ci sono carte che mi dicono no. Però poi c'è un momento di sconforto, mi fa vedere, e mi fa vedere che comunque poi arriverà una chiamata che è già più in linea con le tue richieste. Allora, prima che arriverà il lavoro giusto per te, dovrai sentire, diciamo, più situazioni, valutare più situazioni. I tempi sono un po' lenti, però alla fine vedrai che uscirà fuori. Ti ripeto, ci sarà un. Ne arriverà uno che non, tar cioè, non tarda molto l'arrivo di questa chiamata, però non andrà a buon fine, ricordati questa cosa. I successivi saranno positivi. Il successivo, scusami. Allora, vediamo. Allora, ci sarà una relazione tra Ida e Angelo. 7894, tra Ida e Angelo. Vediamo. Allora, che cosa mi dicono qui le carte? Qui le carte mi dicono che sta perdendo le speranze perché per il momento cioè lui non ne vuole sapere o comunque lui non sa quello che deve fare. Mi fa vedere una torre, mi fa vedere delle, cioè, mi fa vedere una torre prima, poi mi fa vedere un appeso, cioè, mi fa vedere tutte carte. Che per il momento io ti dico no, nel senso, dopo mi fa vedere degli sviluppi positivi. Allora, ovviamente io non riesco a capire se questa situazione è il loro momento attuale, la loro rottura, vengono da un periodo in cui si sono allontanati. Però la problematica è che lui ha questa carta di solitudine, lui ha questa carta e non sa bene quello, si vorrebbe impegnare, ma nello stesso tempo non lo vuole fare e ha paura. Quindi ci vuole ancora un po' di tempo prima che questa cosa si ufficializzi o comunque questa relazione. Mi fanno vedere anche che entrambi devono chiudere delle situazioni passate o comunque superare la crisi che c'è stata o tra loro o nelle loro rispettive vite prima di arrivare ad una relazione, perché mi fanno vedere questo passato molto, molto forte ma molto presente. Allora, Lorena, ho perso la domanda? Ho visto Doni? L'ho vista all'ultimo, riscrivimi. Allora, Lorena, i miei doni, vediamo subito tesoro. Lorena. Spero voi mi sentiate bene perché il telefono mi indica una connessione molto lenta, qui c'è un maltempo allucinante. Per Lorena. Vediamo i doni. Allora, tesoro, che doni mi fa vedere? Mi fa vedere una grandissima empatia che tu hai con. Che tu hai con le persone e lo posso confermare,
un cuore puro, veramente, un'anima meravigliosa. Doni mi fa vedere molti, doni, molti sono nascosti, molti dovrai scoprirli strada facendo. Qui mi parla di medianità, mi parla di, siamo in linea, Reiki, pranoterapia, quindi mi parla di guaritore spirituale e ci siamo, guaritore energetico, guaritore spirituale. Mi fa vedere che sei un potenziale canale fortissimo, fortissimo. E ci sono, e poi mi fa vedere una carta, non so se in famiglia, quando mi esce questa carta significa se qualcuno ti ha lasciato, una nonna o qualcuno nella tua famiglia, toglieva il malocchio, toglieva le fatture, perché mi fa vedere questa carta che potresti, cioè, mi fa vedere questa carta che ti appartiene fondamentalmente. Quindi ecco, non so se c'era qualcuno in famiglia che faceva queste cose, però mi fa vedere qui che ti anni di forte arrivano dei doni che tu ancora non sai di avere e che non conosci ancora, perché mi fa vedere che sono in arrivo per te delle nuove scoperte, ma soprattutto mi fa vedere questa connessione con il Reiki e siamo perfettamente in linea. E questa è questa nuova carta che mi parla di medianità, di approfondimento e di conoscenza della medianità, quindi è tra i tuoi doni. E sono bellissime, tesoro. Ma la cosa più bella è che mi fa vedere che è proprio il chakra del cuore. Sei un animo puro, sei un canale meraviglioso. Ecco, ma fammi sapere questa cosa se... Ok, nonna materna. Sì, re. Allora, Lorena è una mia compagna, di corso di Reiki. Reiki te stiamo facendo insieme con il maestro Gaetano Vivo, è un percorso di Reiki 3 fino al master ed è un percorso meraviglioso. E quindi il dono del Reiki era evidente, ti appartiene, quindi bellissimo, stupendo. Allora, vediamo subito. Patrizia, in arrivo un uomo in linea con il mio cuore. Vediamo se in arrivo un uomo in linea con il tuo cuore. 23 362, Patrizia. Vediamo subito, Patrizia, se in arrivo per te qualcosa. Che torre che hai? Che ti sei lasciata dietro alle spalle, fortunatamente. È un tuo passato doloroso e fortissimo. Allora, in linea con il tuo cuore. Io direi che se non è in linea questo, c'è una bellissima carta che mi indica dei grandissimi trionfi, l'amore, è proprio, cioè veramente giustizia sarà fatta, nel senso mi fa vedere delle carte difficili, delle carte che vengono probabilmente da un passato molto forte, però ci sono dei nuovi inizi, quindi dei grandissimi... Sì, Ivan, è vero, te ne sai più di noi, è una cosa, un percorso meraviglioso, lo consiglio vivamente con il cuore a chiunque, ti cambia la vita. Allora, torniamo sulla lettura e amore, caro di trionfi, giustizia, sole, ci sono tutte carte di conferma, quindi arriverà assolutamente un qualcosa di molto importante per te, c'è anche una carta delle stelle, la carta del destino, quindi ci sarà un amore che aiuterà anche a curare un pochettino delle ferite perché mi fa vedere un passato molto forte. Quindi aspettati dei nuovi arrivi e dei grandi trionfi. Allora, vediamo, Roberta, per Roberta, se ci sarà qualcosa... la data, Roberta, rifammi la domanda e scrivimi la data di nascita. Grazie a te, Patrizia, la verità. Allora... Daniela, ciao Silvia, sono in trattativa per una casa che mi piace tanto, ma c'è qualche problema. Riuscirò a comprarla 6-7 del 75. Daniela, vediamo un attimino se Daniela riuscirà a comprare questa casa. Infatti me lo fa vedere questa nube. C'è qualcosa a livello, non so, delle scritture. Degli errori probabilmente nella... Mi fa vedere questa parte con delle problematiche, come se non ci fossero delle cose a norma, una cosa del genere, ecco, la mettiamo così. Sì, devi aspettare un po', però lo sai? Che mi fa vedere ancora un po' di trambusto da qui all'acquisto.
Allora, e mi dicono anche di più le carte, forse anche un costo. Allora, mi fa vedere anche forse anche una problematica andando avanti relativa al mutuo, un qualcosa. Mi fa vedere più rallentamenti, ti dico la verità. Mi fa vedere più rallentamenti. Però se ce la fai ad acquistarla, ce la potresti fare ad acquistarla, perché poi mi fa vedere delle carte di conferma su questo acquisto della casa. Però sì, ci sono delle problematiche solo sopra da vedere bene. Allora, Roberta, se ci sarà qualcuno per te, 5 maggio del 64. Vediamo, eh. Sì, ti dico già sì. Allora, qui mi esce come un colpo di fulmine. Qui mi esce proprio una cosa così inaspettata, arriva come una bomba. Sì, assolutamente. Arriva forte questa cosa. Quindi ci sarà assolutamente in arrivo qualcosa per te. Sarà una cosa molto. Ti ripeto, ci sono delle carte che quando sono insieme mi parla di la famosa attrazione fatale, no? L'incontro quello del destino. Quindi ti dico sì. Allora, vediamo. Simona, incontrerò la mia anima gemella. Vediamo subito Simona, 17, 6. Vediamo se Simona incontrerà l'anima gemella. Allora, anche te devi essere un po' predisposta all'incontro dell'anima gemella, perché è come se, allora, te hai un'idea, qui le carte mi fanno vedere, idealizzi molto la persona che deve arrivare e quindi mi fa vedere come se avessi detto no a delle occasioni o comunque sei molto esigente, molto esigente. Allora, arriverà una persona. Qui ancora non mi parla di colpo di fulmine, anima gemella, perché mi fa vedere addirittura che arriverà una persona, una conoscenza che poi te è come se cestinerai, quindi non andrà bene. Mi fanno vedere delle carte molto lunghe, quindi arriverà qualcuno per te, non subito. Se si parla di anima gemella, ovviamente io ho fatto una stesa molto veloce, quindi sono delle letture con tempi abbastanza brevi, la tempistica non è lunghissima. Nell'immediato non vedo un'anima gemella, vedo delle conoscenze, ma ti ripeto, una in particolar modo la scarterà perché mi fa vedere che sei molto esigente nella richiesta, diciamo, della persona che vuoi accanto. Arriverà qualcuno, ma non è subito, nell'immediato non vedo questa anima gemella, che non significa che non ci sia o che non arrivi assolutamente. In tempi brevi non la vedo però. Allora, andiamo avanti. Katia, arriverà un compagno per me. 26 agosto del 71, Katia. Fatto dei calcoli su delle decisioni a livello, non so, lavoro, soldi. Ci sono delle decisioni che tu hai preso, delle situazioni che hai valutato. Mi fa vedere questa cosa qui che non c'entra nulla con la domanda che mi hai fatto. Allora, mi fa vedere una chiusura con una persona che c'è stata molto importante. Mi fa vedere proprio questo troncare definitivamente. Allora, arriverà, arriverà. Sì, stai tranquilla, arriva. Arriva e ci sono delle carte molto belle, c'è una rinascita. Questa chiusura che vedo è una chiusura molto forte. È una chiusura drastica, non so, del tuo passato, però me la fa vedere proprio in maniera fortissima. E vedrai, arriverà che risanerà un pochettino la situazione. Allora, vediamo qui, è un momento bloccato, non so se mi sentite. Allora, Luana e Maurizio, Luana 29, Maurizio riprenderà il nostro rapporto, Luana. Allora,
Allora, adesso allora, ci sono state delle. Mi fa vedere delle discussioni, delle forti discussioni. E mi fa vedere delle situazioni di stress, rabbia, comunque delle situazioni un po' forti. Ci sono state delle discussioni importanti. Se riprenderà, allora dovete entrambi superare questa. È come mi fa vedere, è come se uno, non ti dico. Incolpasse l'altro, però non trovate, non mi fa vedere un punto d'incontro. Ecco, questo non lo vedo in questo momento. Allora mi fa vedere un contatto, mi fa vedere un parlare, poi mi fa vedere una discussione, poi mi fa vedere un allontanamento, poi mi fa vedere di nuovo un contatto. È un po' un'altalena. È ancora un po' questa ruota, un pochettino ancora sta girando in senso contrario. Perdonami, non così contrario. C'è un fermo in questo momento, quindi. Non è subito che questo rapporto riprende. Allora, io non vedo una ripresa in questo giro ovviamente così veloce. Mi fa vedere che ci saranno dei contatti, dei chiarimenti, ma sono situazioni abbastanza lunghe. Nell'immediato ti dico no, no tesoro, non subito. Allora, vediamo, eh. Moira, se una nuova conoscenza ti si trasformerà in amore. Vediamo, se questa nuova conoscenza si trasformerà in amore. Allora, un po' lo speri. Non so che ho toccato, ok? Scusate perché io devo chiudere alle 21:30 che poi lascio, ovviamente il posto. Alla Manaltea, ma non vedo l'orario, quindi se verso le 9:20 qualcuno, 28, 27, qualcuno mi dice qualcosa, io così capisco quanto sono in linea con il tempo. Allora, dove eravamo rimasti? Ecco qui. Allora, te lo speri che questa cosa abbia una svolta? Lo speri perché questa persona comunque ti fa stare bene. Sì, ma io non la nego, lo sai, non te la nego, ecco, diciamo così. Non mi escono delle carte di conferma, però neanche delle carte negative. Quindi diciamo che questa conoscenza dovrai ancora approfondirla. Vedo tante altre situazioni piacevoli, quindi la conoscenza va avanti e non escludo, sì, ti dico la verità, non te lo escludo che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Allora, vediamo un attimo, cosa c'è qui. Rosa 2113, serve la domanda. Allora, vediamo. Grazie, Manoltea, grazie. 18 minuti, perfetto. Grazie mille. Allora, vediamo Paola, troverò l'amore l'uomo giusto, mamma mia, io stasera non lo so, per me, scusate, ma vanno talmente tanto veloci che poi si perdono e rischio di perdermi le domande, scusate, ma vediamo, se troverai l'amore giusto, l'uomo giusto, così, perdonatemi. Allora, sì. L'uomo giusto per te? Sì, assolutamente. Guarda, sono delle carte stupende, delle carte bellissime. Mi fa vedere che dovrai prendere proprio una decisione da questo punto di vista, nel senso quando arriverà sarai pronta a fare, tra virgolette, il salto. Perché mi fa vedere anche che te sei un po' chiusa in questo momento, stai un po', cercando di capire, ti manca qualcosa, non lo sai, sei un po' in un momento di introspezione, di riflessione, ci sta. E arriverà, sì, assolutamente, arriverà perché ci sono proprio delle carte che me lo confermano. Quindi la risposta è sì. Esci però da questo momento un po' di. Stai valutando tante situazioni, ecco, quindi sei molto anche concentrata su altri campi. Allora, Barbara, troverò un lavoro. 13/9 del 71, vediamo subito, Barbara, se troverai un lavoro.
Allora, se troverai un lavoro, sì. Mi fa vedere un uomo. Mi fa vedere un uomo dietro questo lavoro, quindi non so, probabilmente ti contatterà un manager, un uomo, un titolare, un capo. Comunque mi fa vedere un uomo dietro questo lavoro e mi fa vedere te molto soddisfatta. Te devi effettuare dei cambiamenti importanti. Probabilmente la tua situazione di adesso è una situazione un po' stagnante, una situazione che ti fa. Diciamo, non ti rende molto soddisfatta. Tu necessiti, tu vuoi, assolutamente sei determinata nell'ottenere questo cambiamento. L'avrai? Assolutamente, l'avrai questo cambiamento. Vedo questo nuovo lavoro, vedo queste situazioni favorevoli, positive, vedo un contratto, vedo dei soldi, vedo tante situazioni buone, quindi ti dico sì. Allora, vediamo, Daniela, cosa ci sarà in amore? 9464, vediamo subito cosa ci sarà in amore. Allora, in amore in questo momento mi fa vedere te un po' sola, un po'. Allora, le carte mi partono un po' difficili, però poi mi finiscono positive, quindi quello è l'importante, non tanto che partiamo così, quanto comunque che poi ci sono delle buone conferme dopo. Mi fa vedere che stai vivendo un momento abbastanza di chiusura, però mi fa vedere anche che arriveranno per te delle situazioni, delle nuove situazioni che ti riporteranno insomma di un buon equilibrio, una buona armonia. Quindi la risposta è sì, arriva assolutamente tesoro. Devi superare anche tu questo momento perché mi fa vedere delle carte che sei per alcuni aspetti un po' giù, forse un po' provata, forse un po' demoralizzata, forse anche semplicemente un po' stanca. Allora, vediamo. Ok, Rosy, 17, 8 del 75, novità per me lavorative. Vediamo subito, Rosy, cosa c'è per te? Che novità ci sono? Ok, Rosy, dobbiamo sistemare delle situazioni economiche probabilmente. Mi fa vedere subito questa cosa. Che novità ci sono? Ci sono dei cambiamenti, vedo che ci sono dei tagli, delle situazioni che vanno via e lasciano spazio a delle nuove situazioni dove dovrai prendere delle decisioni in campo lavorativo. Ti verrà offerto un nuovo lavoro, ti verrà offerto un cambio di lavoro, un cambio, perché adesso la tua situazione nello specifico non l'ho approfondita. Però mi fa vedere che ci saranno questi cambiamenti, quindi positivi. Mi fa vedere proprio dei tagli, quindi è come se ti lasci insomma alle spalle delle situazioni un po' rognose. Mi fa vedere, ecco, queste situazioni a livello economico che vanno a sistemarsi, che ci sono state forse delle difficoltà, però sono carte positive, quindi ti dico sì, che ci sarà questo cambiamento. C'è proprio un taglio, quindi rinnovi proprio. Via il vecchio e dentro il nuovo. Allora, ho perso la domanda della crisi matrimoniale. Prova a rifarla. Allora, vediamo. Allora, Maria, 20 gennaio dell'82. Vorrei riprendere gli studi, faccio bene. Vediamo subito. Si fa sempre. Erano studi di legge tante volte? Te lo dico così, altrimenti erano semplicemente studi, però mi fa vedere questa carta di legge. Vediamo. Allora, sì, assolutamente. A parte che io ti avrei detto sì, a prescindere dalle carte, perché riprendere studi non è mai una cosa, secondo me, sbagliata, non c'è mai un no, per come la vedo io. Economia, ecco, perfetto, infatti mi usciva la legge. Ecco perché quando è così, insomma, può essere università, sì, è tutto chiaro. Tesoro, sì, assolutamente. Mi fa vedere proprio che devi riprendere questi studi perché sono la tua strada.
Hai lasciato un qualcosa che era la tua strada, quindi assolutamente li devi riprendere. Mi fa vedere anche che lì porterai a termine in alcuni momenti con un po' di fatica, però vedo delle carte proprio di determinazione. Sei determinata te in fondo a voler riprendere in mano questa situazione. Fai bene perché le carte sono molto belle, quindi è un sì grandissimo. Allora, vediamo, vedo tutto bloccato. Allora, tornerà la pace con mio fratello e sua moglie. Vediamo subito se tornerà la pace con sua moglie. Vediamo, una domanda un po'. Vediamo subito questa situazione familiare se si risolve. Allora, tesoro. Allora, non so se ci sono state delle discussioni per eredità, soldi. Mi fa vedere la giustizia, mi fa vedere queste carte molto forti, quindi discussioni molto importanti. Allora, per il momento no, ti dico la verità. Per il momento le carte che mi escono mi parlano di un fermo, di una chiusura momentanea che c'è su questa situazione. Allora, ci sono. La problematica è anche molto relativa alla compagna, alla moglie di tuo fratello, perché mi fa vedere delle carte intorno a lei molto forti, quindi forse hai più che altro con lei l'attrito, non lo so, comunque con lei è quella con cui fare più fatica a riprendere un discorso. Forse con tuo fratello piano piano qualcosa esce fuori, però per il momento sono carte di blocco totale. Totale, per il momento è tutto fermo, c'è molta rabbia su questa situazione. Ok, perfetto, infatti si vedeva che era una situazione di casi eredità. Purtroppo quasi sempre succedono queste situazioni. Tosca, mio figlio, crisi di matrimonio. Il nome di tuo figlio è data, Tosca. Allora, mio figlio accetta anche tu, Giorgia, tuo figlio il nome. Vediamo, se mi. Allora, non mando Stefania messaggi dal mondo dell'oltre, messaggi spirituali, solo carte. Allora, nel frattempo, Anna, se riuscì a Tosca 21-11, cerco di fare tutte e due, Anna, rifammi la domanda. Alla Tosca 21-11-94, Tosca, ripetimi la domanda, perdonami perché io perdo purtroppo i messaggi. Allora, aspettate almeno per una questione di correttezza, finisco Tosca. Se la crisi matrimoniale si risolve di tuo figlio. Sì, vediamo subito. Allora, se si risolve, ci vuole un po'. Ci vuole un po' perché la crisi al momento è abbastanza forte. Ci sono carte che mi parlano proprio di. C'è un blocco, adesso c'è un fermo totale. Ci sono delle cose che probabilmente non sono chiare. Ci sono delle situazioni che non sono, diciamo. Ci sono delle situazioni un po' ingarbugliate, delle situazioni anche molto personali tra loro, che mi fa vedere insomma delle. Allora, sono carte forti, ecco, che quando ci giro intorno è perché sono carte forti. Forti intese come comunque una cosa loro personale, non approfondisco in diretta, nel senso che comunque vi fa vedere delle grandi discussioni. Allora, ci sono carte buone dopo, è che adesso è molto forte la situazione, è un momento di difficoltà, è un momento di blocco, quindi è un fermo grandissimo, quindi adesso no. Allora, però andando avanti possono riprendere dei discorsi, possono riprendere dei discorsi e con il tempo ce la potrebbero fare a superare questa crisi, però per il momento la crisi è molto forte e la vedo anch'io, tesoro, mi dispiace, non riesco a dirti in questo momento sì, guarda, la risolveranno presto, non è una cosa immediata. In bocca al lupo. Allora, Antonella, situazione economica, 23 gennaio del 77, vediamo subito. Antonella, la situazione economica per te. Come andrà?
In ripresa ci sono state delle situazioni legate probabilmente a qualcosa di una fuoriuscita di soldi, non so, una ristrutturazione di una casa, delle situazioni di un mutuo, non lo so, mi fa vedere questa carta molto importante della giustizia vicina a questa uscita di soldi esagerata che ha messo comunque un pochettino in difficoltà te, la tua famiglia, comunque in generale la tua situazione, però mi fa vedere che ci sono carte di ripresa, non subito. Non subito, ci sono ancora un po' di situazioni da sistemare. Te hai un momento di crollo, però ne esci, ci vuole un po' di tempo. Non sono carte veloci, però ce la farai, quindi la tua situazione economica andrà migliorando. Allora, ho visto che, se non sbaglio, l'orario dovremmo quasi esserci. Allora, mio figlio, eccolo qui, Jacopo, 5-8-2006, ha accettato il mio compagno. Se Jacopo ha accettato, vediamo, Giorgia. Allora, mi fa vedere che parte con un no, parte con un no grandissimo, forse avete avuto dei scontri, forse. Ci sono stati dei momenti forti tra madre e figlio, assolutamente. E inizialmente è un no totale, non ha proprio accettato questa tua nuova relazione. Questo però mi fa vedere il prima. Le carte di adesso che cosa mi dicono? Che tuttora non l'ha accettata la situazione, però sta iniziando ad ammorbidirsi un pochettino, quindi questa situazione che per lui non so se è arrabbiato con te, perché non lo so, per lui è come una cosa che non accetta, mi fa vedere proprio delle carte di non accettazione. Però piano piano ce la può fare perché vedo che si ammorbidirà un pochettino. Rispetto a quello che mi fa vedere prima, sicuramente sono carte più morbide. Perché prima mi fa vedere proprio una chiusura netta, un no grande e immenso. Ci devi lavorare ancora un altro po' e avere soprattutto pazienza. Allora, riesco a prendere forse un'altra domanda solamente? Vediamo, eh. Giorgia, grazie a te. Vediamo, aiuto, è tutto bloccato. Oggi è lentissimo il telefono, che difficoltà. Allora, Luisa Vittoria, lui nome, c'è un lui con un nome. Allora, vediamo. Vincent, non ho visto la domanda, perdonami. Allora, ci sarà una Alessandra. Alessandra, ci sarà una relazione con Roberto, vediamo. 15-3 del 72. Grazie Azzurra, grazie tesoro. Allora, sì, potrebbe esserci perché ci sono carte di conferma, sono carte molto belle. Quindi sì, io ti dico sì, assolutamente. Questa situazione potrebbe avere un'evoluzione molto. Allora, lui è un po' dubbioso, lui è un po'. È molto riflessivo, non sa quello che deve fare, ha anche un po' di timore e di paura, quindi va un po' a fatica, diciamo, verso questa conferma. Però ha delle carte molto belle, quindi ti dico che ce la puoi fare. Allora, l'ultima, Vincent Vinci, ecco di qua, il 24 come sarà per me? La data me l'hai data prima. Vediamo, questa è l'ultima domanda che prendo perché. Allora, devi uscire da questo momento non ti dico di introspezione, mi fa vedere comunque delle buone carte, carte di trionfi, carte di novità, carte anche lavorative molto buone. Mi fa vedere solamente che devi trovare te un equilibrio maggiore, che in alcuni tratti vedo che ti manca perché hai delle situazioni un po' altalenanti, però di base sono delle carte molto belle, quindi direi che il tuo 2024 ci sono, mi parla di sentimenti, di amore, mi fa vedere un po' tutti i campi e circondate di carte molto belle. Quindi
Quindi direi un buon 2024. Allora, io sono proprio nella chiusura, ecco qui, 21:30 precise, io vi ringrazio, mando un abbraccio e lascio la parola a Malatea. Seguitela che è meravigliosa.